La minora! La minora, quell'arpia! Brutta buzzicona! Dice, nonno, porta fuori la spazzatura! Dico, vai, vestiti, usciamo! E loro stanno lì a giocare alla tombola con quei fagioli e non ci si fa a mangiare una pasta e fagioli da 3 mesi in questa casa. Ah, ma bravo però, mi garba, io lo sento il panariello dalla stanzina, sai, mentre tutti giocano. Mi garba tanto, me la si chiama la aliena. Bella, la sembra davvero un extraterrestre da quante le belle. E che c'è scritto qui? Vernice fresca. Non ne frega a me e ho le mutande di lana. Quell'arpia della minora, accidenta a lei, e non c'è più rispetto per i genitori. Quando ero giovane io sì che c'era rispetto, e me lo ricordo, sai, quando andai a prendere per la prima volta a casa la mia moglie, il suo babbo mi disse, mi raccomando, riportamela entro mezzanotte. Gli dissi, non ti preoccupare, se non si fa nulla te la riporto anche entro 10 minuti, va. Erano altri tempi. Il mio figliolo, quell'imbecille, si fa mettere sotto da questa arpia. Non ha preso nulla dai suo babbo, il mio figliolo. Che quando ero giovane io, tutte le più belle donne del paese ce l'avevo dietro. E guidavo pullman. Il mio nipote, un macello in quella casa disordinato, le scarpe sull'armadio, le mutande sul comodino, i calzoni sul letto, lo zaino nel bagno. Io non ho ancora capito se mio nipote, quando rientra, si spoglia o esplode. Io, se metto una ciabattina fuori posto, arrivo e l'arpia rimette a posto, nonno. La bimbi vorrebbe mettere sotto a me, e mi hanno messo sotto i tedeschi a me, perché io ho fatto la guerra, sai, ho fatto la resistenza, io, Raperino, Brigate Garibaldi. Mi ricordo i miei compagni, Enzo Baldini, nome di battaglia ardito. Poi nel caricare il fucile gli partì un colpo nella mano e da lì si chiamò solo Ar, perché giustamente c'ha avuto i suoi problemi. Non vi sto a dire a che gli successe a Randazzo, perché non mi sembra la serata opportuna. Ora noi si è patito tanto e si è fatto la resistenza, ma la resistenza la continua ancora, sai. Bisogna farla per tutta la vita. Si finisce mai di combattere. Per quelle 2 lire di pensione che ti danno, ora ce le danno anche in euro e pagano anche meno. Anche lì con quell'euro un macello, mi hanno riempito le tasche con quelle monetine. Sono venuto via dalla banca, mi pare adesso la fontana di Trevi.
di fila! 3 ore di fila per piglia all'euro! 3 ore di fila! Tanto la vita di un anziano è sempre una fila. Fila per ritirare la pensione. Fila quando tu sei dai dottori. Fila per ritirare le lastre. Ti arrivi a casa, fila a letto. E lì finisce la giornata e ti rinchiudono in camerina perché arrivano gli amici e hanno vergogna di me. Ho combattuto una guerra io per cacciare l'inquilino scomodo e ora l'inquilino scomodo sono diventato io. In fin dei conti, e cosa chiedo io? Ma chiedo solo di vivere in pace per il tempo che mi resta. Non chiedo altro del mio futuro.